era il conduttore più amato, o comunque uno dei più amati, e se ne è andato all'improvviso per un'emorragia cerebrale. Era il 26 marzo e la si è svegliata senza Fabrizio Frizzi. Il conduttore era molto malato, aveva un male incurabile, ma, fino alla fine, ha lavorato al programma che tanto amava e che tanto gli aveva dato in termini di affetto. Il pubblico, infatti, considerava Frizzi uno di casa, e quando è morto il cordoglio è stato generale. A sostituire Frizzi alla conduzione dell'Eredità è stato Carlo Conti, l'amico e collega che aveva preso il suo posto quando Frizzi, a fine 2017, aveva avuto un malore mentre registrava una puntata del programma. Poi Fabrizio era tornato, e il pubblico lo aveva accolto con un affetto indescrivibile. Ma Frizzi sapeva che non sarebbe durato a lungo e infatti, dopo pochi mesi, è morto. Nel frattempo, Carlo Conti ha fatto sapere che il suo posto all'Eredità sarebbe stato temporaneo. Il conduttore toscano ha troppi impegni televisivi e non può sostenerne altri. Continua a leggere dopo la foto: così è partito il Toto Nomi. Chi prenderà il posto di Fabrizio Frizzi all'Eredità nella stagione 2018-2019? Dopo le tante voci, arriva la conferma dal direttore di Rai 1 Angelo Teodoli che, intervistato da Il Giornale, ha fatto sapere che a condurre il quiz sarà Flavio Insinna. Però rischiate molto riportando in video Flavio Insinna alla guida dell'Eredità, un conduttore dal carattere difficile, e che potrebbe essere nuovamente messo alla berlina da Striscia la Notizia, provoca così il giornalista. Continua a leggere dopo la foto: Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai. In tutti i programmi a volte accadono momenti difficili dietro le quinte. Penso che Striscia abbia francamente esagerato, è la risposta di Teodoli. Insomma, il dado è tratto. L'ex volto di Affari Tuoi, distrutto da Striscia la Notizia, che ha mandato in onda dei video dei fuori onda nei quali Insinna insultava i concorrenti, torna in televisione dopo una lunga assenza. E torna all'Eredità. Continua a leggere dopo la foto: a un certo punto, invece, si era parlato di Marco Liorni. Che ne è stato di lui? Ha chiesto di avere uno spazio come unico conduttore. Ne avrà uno in autunno al sabato pomeriggio di Informazione Leggera, com'è nelle sue corde e come desiderava, tratto da una sua idea, ha concluso Teodoli. Insomma, ormai sembrano non esserci più dubbi. Sarà Flavio Insinna a prendere le chiavi del programma, che continuiamo ad associare a Fabrizio Frizzi.